ma è conosciuto la signora Manfreda, né dal suo assistente Rinaldo Arpisella, del quale ho preso oggi l'esistenza, né con alcuna persona riconducibile al fatto del presidente di Confindustria. Signor Arpisella, come molti che fanno il mestiere da 15 anni, l'ho sentito regolarmente negli ultimi 10 anni più volte al mese. Io voglio l'audio, vorrei che si sentisse l'audio e la presa in giro che ci facevamo reciprocamente. Le mie conversazioni, le mie telefonate con Arpisella sono state riferite alla Marcegaglia senza fargliele sentire veramente. Fosse vero che stavamo organizzando una inchiesta a tappeto sulla Marcegaglia. Io non sapevo nulla. È chiaro che al giornale, se ci fosse stata l'intenzione di fare qualsiasi cosa sulla e contro la presidente di Confindustria, qualcuno me ne avrebbe parlato, visto che casualmente mi trovavo a fare il direttore del giornale. Marcegaglia parla ogni due minuti in televisione e c'ha anche un po' rotto i coglioni. Se noi potessimo tenere eventuali dossier nel taschino della giacca o dentro le scatole. Un anno fa abbiamo pubblicato un interessante, io definisco, articolo di Giancarlo Perna, nel quale il titolo è Woodcock, il nome delle cause perse.